lavoro, categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, education technology. Leggiamo la motivazione. Per confermarsi la realtà più interessante in rapida espansione in ambito e-learning, grazie a oltre 5.000 corsi e master online. Per il ruolo centrale affidato alla formazione per costruire il lavoro di domani, grazie a un approccio basato sulla tecnologia come acceleratore delle performance di apprendimento. Il premio va a Life Learning. Ed eccolo l'amministratore della società, Rodrigo Di Lauro. Benvenuto. Buonasera. Microfono e prego, avvicinati pure al premio. Buonasera. Complimenti. Complimenti, prego. Ci diamo del tu, ci siamo già visti in altre occasioni, quindi è un po' una riconferma questa di tutto il lavoro che avete fatto. Ti chiedo subito un commento a caldo. Allora, sicuramente fa piacere ricevere per la seconda volta un premio delle Fonti Awards. L'anno scorso era un premio, diciamo, per me. Quest'anno mi fa piacere che sia stato un po' riconosciuto anche il lavoro di tutto quanto il team di Life Learning. E quindi, come ho già detto l'anno scorso, ancora di più questo premio è un po' una riconferma del lavoro fatto e soprattutto speriamo che questo periodo che sta giungendo al termine possa comunque continuarci a far andare su questa strada, e soprattutto per chi in questo anno e mezzo, quasi due, comunque ha lavorato da casa, è stato lontano dai propri affetti, per tutte le persone che fanno parte del nostro team sicuramente è una gratificazione per aver contribuito a fare quello che abbiamo fatto in questi 8 anni e soprattutto negli ultimi 2. Certo. Allora, su quali progetti vi state concentrando? Ce ne saranno sicuramente tantissimi, però insomma ti chiedo magari di segnalarcene qualcuno in questo periodo. Su cosa state puntando? Sì, allora noi in questo momento ci stiamo focalizzando sull'innovare ancora di più il nostro settore, nel senso che noi lavoriamo nel settore e-learning da 8 anni. In questi ultimi 2 anni tante realtà, un po' per ripiego, un po' per necessità, diciamo, hanno iniziato ad abbracciare questa tipologia di modalità per erogare la formazione. In questo momento quello che stiamo facendo è tirare fuori nuovi progetti, nuove tipologie di soluzioni per rendere la formazione ancora di più ad alto impatto, quindi non ci vogliamo semplicemente limitare a creare prodotti e venderli, ma ci vogliamo ancora di più assumere la responsabilità dell'impatto sociale che andiamo a creare nella vita delle persone, soprattutto adesso che il mercato del lavoro sta cambiando in maniera molto... molto veloce. L'evoluzione è sempre più serrata. Beh, infatti nella motivazione abbiamo letto la formazione ha un ruolo sicuramente centrale, oltre 5.000 corsi e master online, insomma, quindi viene detto tutto così. Quali sono i traguardi che vi ponete nei prossimi mesi, proprio anche in virtù di questa accelerazione di cui stavamo parlando? Allora, nei prossimi mesi abbiamo in programma di iniziare a mettere in maniera preponderante sempre di più piede all'estero, in quanto abbiamo visto un attimino che le sinergie che possiamo creare con i nostri attuali partner, non soltanto in Italia ma anche all'estero, possono aiutarci a far crescere la nostra realtà e soprattutto ad essere d'aiuto anche a delle persone che sono al di fuori dei nostri confini. Quindi parliamo di italiani all'estero, come far crescere le flaring proprio in altre country. Certo. Questo sicuramente. Poi, diciamo, un obiettivo un pochino più ambizioso che ci stiamo ponendo da qui ai prossimi 3 anni, visto che siamo in questa sede, è proprio quello di portare l'e-learning a quotarsi e quindi giustamente raccogliere capitali che ci possono servire ancora di più per far crescere la nostra realtà e essere ancora maggiormente d'impatto nella vita delle persone, nella ricerca del loro giusto posto nel mondo. Certo, beh, quindi insomma essere su questo palco è già in prospettiva futura di buon auspicio, e visto che questo... Inizio a prendere le misure per l'ingresso. Esattamente, esatto. E quindi aggiungo un'ulteriore questione, anzi, che poi si divide in due. Siccome questo è il secondo riconoscimento, come hai ricordato tu, il primo era rivolto a te, adesso al team, quindi complimenti vanno a tutto il team, li porterai direttamente. E beh, manca, insomma, il prossimo anno essere qui, sempre in questa sede, visto che parlavi di prendere le misure con l'ingresso, con un bel red carpet al nostro gala. Mi auguro che vorrete essere dei nostri, sperando, incrociando le dita, che arrivino tanti altri riconoscimenti.
Speriamo di vincere per la terza volta. Appunto, non c'è il 2 senza il 3, per quello dicevo, decliniamo questa sfida, diciamo così, in due modi. Però al momento, insomma, ti invito a ritirare questo premio, il secondo, e direi che in un momento come questo è ancora più doveroso sottolineare l'importanza appunto di questa eccellenza. Complimenti, Rodrigo Di Lauro, amministratore di Life Learning, a te e a tutto il team. Grazie mille.